Ciao, sono Luisa in Brasile, però voglio presentarvi un amico della professoressa Daniela, perché lui ha dedicato un'esperienza, un video a noi, professoresse, del tirocinio. E lui parla della salvia, che è questa pianta. La mia è proprio piccola. Forse che bisogna piantare la terra, in spazio più grande, no? Ma qui vedete il fiore. E così, con il video del nostro amico Giovanni, che è il proprio video dell'Italia che lui presenta. Continuiamo a vedere questo video e faremo l'esperienza. Sono Giovanni, sono un dottore in scienze agrarie. Sono qui per darvi qualche notizia su una pianta aromatica che ora andremo a conoscere, che è la salvia, cioè la salvia officinalis. Ma prima di continuare, un saluto particolare che hanno permesso in pratica questo video alle professoresse Carmen, Maria, Maristella, Luisa e Daniela. Bene. Le cose da dire sarebbero tantissime, ma andiamo proprio a fare un riassunto molto veloce. La pianta della salvia è conosciuta da moltissimi secoli, tanto è vero che nell'antica Roma era considerata un'erba sacra proprio per le sue caratteristiche di benessere che procurava al nostro corpo. È conosciuta anche con il nome di tè della Grecia e quindi di nomi ce ne sarebbero tanti. È caratterizzata da un fusto, cioè quello che porta in pratica la pianta, che è caratteristico. Non si vede perché è bella folta, non l'ho quotata molto bene quest'anno perché purtroppo non ho avuto una possibilità di farlo e quindi si riempie, come vedete. È un fusto quadrangolare, quindi non è rotondo, coperto di peluria grigia, che è in pratica una caratteristica della pianta della salvia. Le diverse parti le possiamo notare oggi, caratterizzata dalla spiga terminale rispetto ai fiori che sono di colore violaceo e sono di un profumo straordinario, e delle foglie. Le foglie sono più grandicelle alla base e più piccole nella parte alta. Se noi andiamo a vedere ogni foglia, è caratterizzata in pratica da una parte superficiale, che sarebbe la pagina superiore, e quella inferiore è chiamata appunto pagina inferiore. Se noi andiamo a vedere, questa è questa pagina superiore è caratterizzata da un colore verde intenso e quindi è molto ricca di peluria, come la parte inferiore. In questo video proponiamo delle piccolissime esperienze da fare se riuscite ad avere una piantina di salvia. Stiamo parlando sempre della salvia. Allora, intanto prendo una forbice, prendo un rametto, lo tagliamo. Generalmente quando si taglia in corrispondenza del nodo. Il nodo è questa parte qui dove vi è l'inserzione di due foglie opposte, eccole qua, tagliamo in questo modo. Allora, cosa possiamo fare con queste foglie? Allora, intanto la caratteristica di queste foglie è che sono opposte, cioè questa si oppone a questa e questa si oppone a questa, sono le due più grandi. E sono opposte a 90 gradi, se voi osservate questa così e questa così, ok? È come se ci fosse una specie di croce. Questa è una prima caratteristica, e quindi questa è la prima esperienza da vedere, da osservare. L'altra quale sarebbe? E naturalmente tagliamo con la nostra
forbice professionale, tagliamo sempre alla base in questo modo. Una prima attività sarebbe quella di sentire il profumo della foglia, prima a occhi chiusi, a occhi aperti, scusate, e poi a occhi chiusi, per sentire, naturalmente la possiamo girare in questo modo, per sentire il profumo dalla parte superiore e dalla parte inferiore. Ricordiamo che questa è la pagina superiore e questa è la pagina inferiore della foglia, perché c'è una certa differenza anche di profumo. L'altra esperienza potrebbe essere questa: strofinare con i palmi delle mani la fogliolina e poi chiudere gli occhi e sentire il profumo. E qui possiamo dire: è diverso, è intenso, quanto è intenso, quali sono le sensazioni che scatena una esperienza del genere. Ora parliamo di qualche curiosità, perché ce ne sarebbero veramente tante. Dalla salvia in pratica vi è un famoso aceto, che è l'aceto dei quattro ladroni, e dietro questo c'è in pratica una leggenda. Si racconta in pratica che nel 1630 a Tolosa, in Francia, quando vi era la pestilenza, dei briganti andavano in giro per le case a fare razzia, cioè andare a rubare all'interno di queste case infette da parte di queste persone che intanto erano state portate in isolamento, e quando sono state arrestate il giudice, quando doveva giudicarli, era rimasto meravigliato, perché erano assolutamente persone che non avevano nessun tipo di non subivano in pratica nulla da parte della peste. I briganti hanno colto la palla al balzo. Che hanno fatto? Signor giudice, noi spieghiamo a lei il segreto del nostro potere di essere intoccabili dalla peste, e lei ci dà la libertà. I giudici, naturalmente il giudice in quel caso, incuriosito, fece proprio così. Era in pratica un macerato in aceto di timo, rosmarino, lavanda e in più la salvia, e lo cospargevano su tutto il corpo prima di andare in giro per le case. Questa cosa fu confermata anche il secolo successivo, quando ci fu un'ulteriore epidemia, un'ulteriore pestilenza a Marsiglia, e misero in moto lo stesso meccanismo, e da allora in pratica abbiamo questo famoso aceto balsamico dei quattro ladroni. Se ne potrebbero raccontare tanto. Questa è una delle curiosità, e basta così, altrimenti ne potremmo raccontare tantissime.